Wasted Years. Il film è diviso in 15 parti, lo si apprende alla fine dai titoli, con un nero fra l'una e l'altra, ciascuno con una musica jazz di qualità, senza parole o altri suoni. Sono spesso presenti accelerazioni e talvolta anche sovraimpressioni. Il montaggio a volte è approssimativo, inevitabilmente, consapevolmente, dalla cultura che ne emerge, con forti influenze nordamericane, presenti anche nell'uso nell'inglese e scritte interne, è il rifiuto della società, della realtà industriale e urbana, vissuta in modo antagonista, con la libertà del corpo in continuo acrobatico movimento sui pattini, grazie ai quali si utilizzano superfici diverse, alcune sono quelle dei graffittisti, anche di dimensioni ridottissime, come i passamani delle ringhiere. L'impatto visivo è forte, anche se l'orizzontalità dello sviluppo dà l'impressione, almeno nella struttura, più di un libro fotografico che filmico. Insieme al film esiste infatti anche un libro fotografico. È una grande performance che riempie in maniera inedita lo spazio periferico. Una grandissima vitalità ritmico, musicale, è un film da applausi a scena aperta, direi. Lascia bei ricordi dei titoli di testa. The Wasted Years mi è sembrato non uno, ma non so, 8, 9, 10 documentari diversi. Ho avuto qualche problema con la struttura che non sono riuscita bene a comprendere. E mi sono sembrati come dei micro racconti messi in fila, per cui ho avuto in alcuni casi un rapporto, una visione che mi ha ricordato momenti anche miei, forse per la fotografia, per il tipo di riprese, e chiaramente questa per me è stata un'emozione. Cioè, non di meno, l'intero documentario non mi ha convinto. È un film strano, Gli anni sprecati, perché alterna dei momenti in cui il materiale viene, il materiale visivo viene trattato con una grande maestria e con grande fascino, a dei momenti di documentazione assolutamente ordinaria. La cosa strana è che quando è documentazione ordinaria non riesce ad essere mai spettacolare malgrado il racconto, malgrado quello che va a documentare. È un film corretto che si guarda con questa strana, come se due modi, sembrano due film in uno, però comunque almeno osa raccontare un argomento che è trattato pochissimo nel cinema italiano.